In questo video voglio parlare della denunzia. Si tratta di un istituto di diritto sostanziale disciplinato dagli articoli 330 e 334 bis del codice penale, che vanno dal 330 appunto al 334 bis. Inserirò questo video nella playlist denominata diritto processuale penale perché in tale playlist ho inserito la querela, ma si tratta di un istituto, come detto, disciplinato dal codice penale, non dal codice di procedura penale. Allora, che cos'è la denunzia? È un atto con il quale una persona informa l'autorità giudiziaria, quindi o il pubblico ministero, quindi in generale l'organo requirente, ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria, di un fatto che può costituire il reato punibile d'ufficio. Quando ho parlato della querela, abbiamo visto che vi sono alcune fattispecie criminose che sono perseguibili soltanto a querela della persona offesa. Quando vi è un reato invece procedibile d'ufficio, il soggetto che informa l'autorità giudiziaria di quel fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, ebbene, quel soggetto presenta una denunzia. La denunzia può essere presentata da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Se osservi che un carabiniere, quando è in servizio, un poliziotto, riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Se io vedo un incendio in mezzo alla strada che prende fuoco una macchina, sono obbligato a informare l'autorità giudiziaria. Allora, per i privati, la presentazione di una denunzia è facoltativa. E la denunzia il privato la può fare sia in forma orale che in forma scritta, mentre i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, quando sono in servizio, quando apprendono di una notizia criminis nel corso del loro servizio di lavoro, sono obbligati per legge a presentare denunzia e possono fare denunzia soltanto in forma scritta, redigendo un verbale, e non anche in forma orale, come invece è consentito per i privati. Per quanto concerne l'avvocato difensore, l'avvocato non è obbligato a presentare denunzia per tutti quei fatti costituenti il reato di cui ha appreso nel corso dello svolgimento della sua attività investigativa.